Sono state 2.800 le persone che hanno riempito e colorato il CODMA di Rosciano a Fano in occasione della festa del socio organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'evento, tornato dopo 2 anni di stop forzato, è stato un importante momento di confronto a livello sociale ed economico, ma anche di sano divertimento per la comunità locale. Il programma è iniziato intorno alle ore 18 con la consegna delle medaglie d'oro agli 8 soci entrati a far parte della compagine nel 1978 e seguita la cerimonia di premiazione del trofeo di bocce riservato a soci, clienti e dipendenti della banca. A vincere la 20ª edizione è stata la coppia formata da Riccardo Campanelli e Lorenzo Lucarelli della filiale di Lucrezia. Mi sembra di essere tornati 3 anni fa, quando l'ultima volta che ci siamo visti, e con tanta gente, le file le vedo ugualmente, numerose. Quindi sarà una serata fantastica. I 9.200 soci dimostrano di certo il lavoro che sta svolgendo la banca a 360 gradi, una banca che continua a rimanere vicina al territorio. Sì, ma soprattutto mi fa piacere quando sento dire che nella famiglia i figli seguono i loro genitori, quindi vengono in banca perché sanno un po' qual è il rapporto con la banca, già la loro storia. Per cui quando in una famiglia i figli, no, seguono i genitori perché poi conoscono la banca, c'è un rapporto per me decisivo, perché altrimenti in questo momento molti hanno sempre la preoccupazione perché la banca non è corretta. Noi questo qui lo evitiamo, sicuramente cerchiamo di avere dipendenti bravi, sensibili. Questa è la prima cosa che chiediamo. Qual è la situazione economica della banca nonostante tutto quello che sta accadendo a livello internazionale? Bene, sicuramente è un bel momento, perché è un momento di svago per i soci, ma è anche un momento di incontro, di relazione e di confronto. Oltre ad essere l'occasione per fare un resoconto dei primi mesi dell'anno, dell'andamento economico e anche dell'andamento della banca. Io direi una medaglia a due facce, perché dal nostro punto di osservazione notiamo che abbiamo avuto 6-8 mesi positivi da un punto di vista economico, e anche la banca, che rispecchia l'andamento del territorio, ha dati importanti. Al 30 giugno abbiamo conseguito un utile di 2.900.000 euro, che ha rafforzato il patrimonio con un indice di patrimonializzazione del 25,1%. Quello che c'è da segnalare è l'ottimo andamento degli impieghi verso la clientela, quindi è una ripresa economica. La raccolta abbondante negli ultimi anni ha rallentato, ma questo è sintomatico un po' della ripresa dei consumi da una parte e soprattutto degli investimenti per quanto riguarda le aziende. Ai bilanci e ai momenti istituzionali è seguita la cena preparata dalla Proloco di Fano insieme alle Proloco di San Costanzo e di Cartoceto, ben 150 i volontari in campo guidati da Gino Bartolucci. La sera è stata allietata dalla musica dell'orchestra Iuselito, che ha fatto rivivere ai presenti un vero ritorno alla normalità. Lei è socio o cliente della banca? Non mi ricordo, 79-80. È una bellissima banca, molto vicina alla gente, quindi io sono molto contento, un'ottima banca. Siete stati bene? Avete passato una bella serata? Sì, molto molto, sì, molto bella. Sono tutti di Fano i suoi amici? Tutti di Fano, tutti. E tutti soci? Non tutti, no, ma la buona parte sì. Ecco, lei signora, che da 44 anni è socio della BCC, che cosa direbbe a un giovane che magari vuole avvicinarsi al mondo bancario? Sono stata molto contenta della BCC. E da quanto tempo fate parte della banca, di questa compagine? Loro più di tutti. Quanti? 10. Io mi sono trovata sempre bene. Qual è la sua agenzia di riferimento? Lucrezia, sì. Anche il personale, i dipendenti sono disponibili? Molto, molto. Io mi sono trovata sempre bene. Da 10 anni circa sono socia, però ho sempre lavorato con la BCC da vecchia data. Sono molti anni che lavoro. Quindi si gode la festa questa sera? Esatto. Lei fa parte della banca, è un socio? Sono socio. Sì. Da quanto tempo, si ricorda? 35 anni più o meno. Ma siamo vecchi? E 35 anni fa qual è stata la motivazione che l'ha spinta a diventare socio? Per motivi di lavoro, familiari? È successo che eravamo 5 figli, mio padre era socio, allora la quota è passata a uno dei figli naturalmente. Io ero il più piccolo, sono rimasto a cucco, allora mi sono fatto socio anch'io.
Poi, siccome ho due figlie, ho fatto socio anche mia moglie. Così per condition.